Un saluto dalla redazione di Roma Servizi. Per la mobilità ha avviato il cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale da Monte Ciocci sino a San Pietro. L'opera è inserita nel programma giubilare per favorire il transito dei pellegrini a piedi o in bicicletta. Il percorso della nuova ciclabile metterà anche in comunicazione alcuni nodi del trasporto pubblico, come la metro A e le ferrovie regionali FL3 ed FL5, senza scordare sul lato opposto l'ospedale San Filippo Neri. Ascoltiamo le parole del sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore ai trasporti Eugenio Patanè e della presidente di Roma Servizi per la mobilità Anna Donati. Che uno dei cantieri più belli del Giubileo, uno dei primi che abbiamo deciso di fare, proprio quando è iniziata la mia esperienza di commissario del Giubileo, perché era, appunto, c'era tutta una storia dietro e questo era davvero un tratto fondamentale da realizzare. E non è, è una ciclabile, ma è molte cose in più, non è solo una ciclabile, è 5-6 cose almeno nello stesso tempo. È appunto una bellissima pista ciclabile che aggiunge 1,5 km alla dotazione di ciclabili di Roma e lo fa, diciamo, come dovrebbero essere sempre le ciclabili, appunto, con un percorso protetto, quindi sicuro e in questo caso anche scenografico e quindi bellissimo, quindi è, diciamo, forse una delle più belle ciclabili del mondo e da questo punto di vista dobbiamo, insomma, esserne consapevoli con sobrietà ma anche con il legittimo orgoglio, ma poi e tante altre cose insieme. È un esempio di rigenerazione urbana di asset, di sedimi, di proprietà di delle ferrovie, in questo caso di RFI, che ha tantissime cose a Roma, le ferrovie che vanno, che viaggiano e ha tanti pezzi di città che possono e devono essere rigenerati e come avviene anche in tanti luoghi del mondo, parlavamo della High Line a New York e questo è un esempio di rigenerazione urbana di, appunto, cose che altrimenti sarebbero chiuse e abbandonate. E poi allo stesso tempo è una rigenerazione urbana di qualità, per questo noi abbiamo anche deciso di in qualche modo di valorizzarla e quindi anche di realizzare un investimento significativo, stiamo parlando di 3,7 milioni, è tanto, ma è tanto perché una volta che si ha a disposizione diciamo così, del materiale così bello, bisogna fare una cosa bella e quindi non sarà una, diciamo, un intervento qualsiasi, ma come vedrete, forse si vede dai colori, dai materiali, insomma c'è tanta qualità perché vogliamo, diciamo, che un tragitto di questo tipo sia particolarmente bello, particolarmente diciamo di qualità. E poi ancora è un intervento di intermodalità trasportistica, perché noi in questo modo colleghiamo, dal punto di vista ciclopedonale, due nodi del ferro e svariati nodi poi di trasporto pubblico su gomma e quindi in qualche modo è un tassello anche di un quadro più ampio di rafforzamento dell'intermodalità. E poi è anche una ricucitura tra quartieri, tra zone, perché questa parte della città in particolare che ha questa conformazione, diciamo così, proprio orografica e fisica con questi avvallamenti, queste colline, ha prodotto fratture, fratture che sono riconnesse in questo caso anche dalla ferrovia, ma che non è però un mezzo, diciamo, leggero di collegamento tra due quartieri, anche perché se per noi le ferrovie urbane sono un tassello anche di mobilità interna e intracittadina, ma poi sostanzialmente dalla macchina, e noi quindi qua riavviciniamo il 14° municipio al 13° municipio, al 1° municipio, e quindi ricuciamo dei quartieri. E infine la sesta cosa che è questo intervento è anche è la vera Francigena, che tecnicamente ovviamente, come sapete, è un altro tragitto sull'ultimo tratto, ma che è un tragitto talmente, lo diceva l'assessore Patanè, talmente urbanizzato e talmente, diciamo, inadeguato, ecco, all'importanza di quel cammino, che con questo, che questo sarà, è uno sfioccamento, ma è la vera Francigena, quindi in qualche modo si connette anche da un punto di vista culturale, religioso, storico, anche a un'altra un'infrastruttura non solo trasportistica ma anche culturale, ecco, storico-culturale. Quindi davvero è un intervento che ha una densità di, diciamo, di cose al suo interno molto, molto alta, e per questo ci siamo particolarmente contenti.
È un'opera, al di là di questo, straordinariamente importante di livello internazionale, perché è paragonabile alle grandi greenways che noi abbiamo nel mondo, dalla Ain di New York al Cammino di Santiago. Tant'è vero che questa può essere tranquillamente considerata uno sfioccamento della Francigena da nord verso appunto il Vaticano, ma non soltanto questo, perché poi è un'opera di intermodalità, perché può collegare attraverso la bicicletta i ragazzi, i cittadini della parte nord di Roma verso il centro storico in sicurezza e evitando di prendere motorini, evitando di prendere macchinette, evitando di prendere diciamo mezzi che inquinano, evitando traffico e tra l'altro facendoli in sicurezza, perché questa è una via totalmente autonoma che tra l'altro quando invece andrà dove ci sono, quindi su via Nicolò V, diciamo dopo appunto il tunnel, andrà in sicurezza perché sarà con pista ciclabile. Siamo con la Presidente amministratrice delegata di Roma Servizi per la Mobilità. Buongiorno Presidente, un'opera importante ma anche complicata da realizzare questa. È un'opera di rigenerazione urbana, stiamo valorizzando un patrimonio ferroviario inutilizzato, grazie anche naturalmente ad RFI. L'amministrazione, in particolare l'assessore Patanè, è riuscito ad inserire nei fondi giubileo le risorse per rigenerare questo progetto, che diventerà un percorso ciclopedonale con due funzioni. Una dedicata viaggiatori, ciclisti e pellegrini che arriveranno in vista del giubileo, perché qui arrivano le tre Romee maggiori, tra cui la Francigena, la Romea Strata e la Romea Germanica. Secondo, questo è un importante anche collegamento dei percorsi ciclopedonali urbani, perché collega la ciclabile, chiamiamolo lineare, di Monte Mario con tutto il percorso che va verso la stazione San Pietro, Vaticano e quindi il centro storico. Quindi un progetto di grande importanza per la mobilità attiva a Roma e anche per presentarsi al mondo in occasione del giubileo con un progetto innovativo e di grande qualità.